Ferrandina, agosto 1985, proprio a 2 centimetri dal 2000. Questa sera a Ferrandina ci sono i Nomadi. I Nomadi sono sbarcati dalla loro nave, che è questa, che si chiama sempre Nomadi. Questa nave, che vedete in legno, come un vecchio veliero, si chiama sempre Nomadi. E a bordo della sempre Nomadi c'è il mio amico, capitano Christopher Patrick Dennis. C'è il mio amico, capitano Dante Pegrefi. Il mio amico, capitano Beppe Carletti. E giù, addetto ai motori, in mezzo agli ingranaggi, per dare l'energia giusta perché la nave continui a salpare con qualsiasi tipo di mare, il mio amico capitano Giampaolo Lancellotti. E insieme a questi quattro assassini, il quinto assassino, Augusto D'Aglio. Augusto, Chris, Paolo, Beppe e Dante, ancora una volta, con tutto il sentimento che può tenere questa bellissima piazza, sempre Nomadi! Peter Pan non lo sa più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie. Paperina sta in catena e lavora di gran lena. Paperina con passione vende baci a Paperone. I cucù sono andati via, vanno a rischi l'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, ma che serve poi menarla con la storia del riflusso? La Quisciata non è contento, ma lavora in un mulino vento. Arrivo vai 40 ladroni, hanno già vinto le elezioni. Altre tre hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca le sue meraviglie. L'assicurazione, le scope delle streghe, le ha battute l'aviazione, policine nella CIA, chi fa fare la microspia, e voi intellettuali, ne avete già discusso, ma che serve poi menarla con la storia del riflusso? Una Jaguar e un vestito molto fine, ogni volta che c'è un prince leva scarpe e mutandine, la macchina vecchia rapia prende i soldi e mette via, e voi intellettuali non ne avete mai discusso di come torna l'onda alla fine del riflusso. Se incontri sul moscone o più al largo sul barcone, tra faine le braghe del costume ce ce l'hai. Costa dell'Est, Costa dell'Est, Costa dell'Est, Costa dell'Est. Pochi conoscono la preghiera del mannaio, pochi sanno quanto d'ore di merluzzo c'è nel corpo. Molti negano di discendere dagli antichi greci, quasi tutti ora fanno gli impiegati.
non trovi una risposta. Gli eroi fino di banchi e di canzoni, ci sono tutti un po' poeti e sognatori. Costa dell'Est, Costa dell'Est, Costa dell'Est, Costa dell'Est, terra di olive, di limoni sul mare, i picchi neri da mangiare col pane, terra di boschi impenetrabili e di lagune, con improvvise orizzontali pianure. Costa dell'Est, immaginiamo che la canzone, ad esempio, che una canzone sia una specie di scatola e dove gli autori di canzoni o i cantanti mettono dentro delle cose e le scatole loro possono essere a sorpresa, perché uno apre la scatola e esce fuori qualcosa. Altre volte invece sappiamo benissimo cosa abbiamo messo dentro la scatola. Ad esempio, uno ci può mettere una canzone d'amore, un'altra una canzone di lotta, un'altra canzone di rabbia, di tristezza, eccetera, eccetera. Ad esempio anche canzoni che parlano di situazioni reali, di quelle che si leggono tutti i giorni sui giornali, e nasce così una canzone. Allora dopo una visione di un giornale qualsiasi, letto al mattino svogliatamente, pomeriggio uno scrive una canzone, e nasce ad esempio una canzone come questa, Mamma Giustizia. Occhi, vedi per te, con forte voce, parla per te, con larghe braccia, lei ti proteggerà, mamma giustizia sa quello che fa. Se vedi uno che mangia per tre, e un altro che non ha niente per sé, non ci pensare, non sono affari tuoi. C'è mamma giustizia che provvede per noi. Yeah.